tifo violento, Gravina, Daspo non basta con le relazioni equivoche. Gli episodi di violenza intorno al mondo del calcio sono di nuovo in aumento e la preoccupazione cresce. È evidente nelle parole del presidente FIGC Gabriele Gravina, a margine della presentazione del report ai calciatori sotto tiro, c'è un clima particolarmente delicato che non può essere sottovalutato. I dati preoccupano ed evidenziano la necessità da parte delle istituzioni, noi per primi, di continuare a costruire mattone su mattone una sorta di schermo contro le aggressioni. Quindi pone l'accento su un aspetto particolare, al di là dei casi di violenza fisica aggiunge che nelle nostre competizioni sono diminuiti notevolmente. C'è una sorta di tribunale pubblico sui social che desta grandissima preoccupazione. Tutto questo richiede un intervento drastico da parte nostra, un'azione di sistema per contrastare forme di violenza legate a leoni da tastiera. Ma il presidente si batte molto anche per la certezza della pena, servono sanzioni più pesanti. Non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un'ora o di un giorno e poi con un DASPO. Per noi il DASPO non è più sufficiente. Servono sanzioni più forti e che puniscano veramente questi delinquenti. Le norme che abbiamo adottato sono particolarmente efficaci sotto il profilo del contrasto alla lotta al razzismo e alla discriminazione territoriale. Quello che serve ora è una maggiore collaborazione tra protagonisti del mondo del calcio e dello sport attraverso un maggiore e migliore ricorso alla tecnologia. Alla conferenza era presente anche il ministro dello sport Andrea Abodi, che è pienamente d'accordo con Gravina sulla certezza della pena, il DASPO non basta. Ma che ritiene necessario passare attraverso la scuola, con l'AIC verranno portati i calciatori negli istituti. Poi il ministro mette in evidenza un altro aspetto, quella sulla violenza non è una statistica fredda ma un grido di allarme. È difficile comprendere, perché certi striscioni entrino negli stadi, anche le società devono iniziare a recidere la relazione equivoca con la tifoseria. Per ogni persona violenta che esce dallo stadio entrano tre persone normali, le famiglie. Servono scelte di coerenza, si rinnovi l'impegno e cresca perché evidentemente non basta. L'esempio peggiore parte proprio dal calcio professionistico, si influenza tantissimo anche in campo. Ha rimarcato Abodi, puntando il dito anche contro dirigenti che si sentono padroni. Quindi commenta il coming out di Yankto, tutto ciò che è espressione della sincerità deve essere visto come un fatto positivo. Quando non si riesce a confessare la propria scelta di vita significa che il paese non è ancora maturo e completamente democratico. Il report, che si riferisce alla passata stagione, ha analizzato 121 episodi. Il 68% degli atti violenti ha colpito giocatori di Serie A. L'85% professionisti, il 2% giocatori dei campionati giovanili. Per l'83% sono rivolti al singolo calciatore, le motivazioni sono soprattutto le prestazioni, 44%, e il razzismo, 43%. Avvengono il 60% dentro lo stadio e il 40% fuori, campi allenamento, tragitto casa lavoro. Per il 36% viene da tifosi della propria squadra. Il presidente dell'AIC Umberto Calcagno sottolinea, la situazione è preoccupante. C'è una tendenza che non mi piace. Aggressioni verso i singoli sempre di più e il fuoco amico che ha delle modalità nuove che devono indurci a riflettere. L'hashtag di questo report era non è normale. C'è bisogno di fare qualcosa in più. Se la metà degli episodi è legata a prestazioni o diatribe contrattuali, significa che probabilmente non siamo stati bravi fino a oggi a far capire che il calciatore è una persona. Un ragazzo come loro. Serve una normalizzazione della figura di calciatore. Calcagno è intervenuto poi sul caso Zaniolo, dispiace molto che questioni che riguardano non tanto le prestazioni sul campo, ma il rapporto contrattuale, di lavoro, abbiano condizionato le scelte professionali di Zaniolo e anche quelle della società sul mercato. Dipendono da soggetti che sono estranei al rapporto di lavoro. Noi dobbiamo normalizzare il nostro mondo per questo. Credo che a posteriori la situazione poteva essere gestita meglio da tutti ma non può essere una giustificazione rispetto alla violenza o a quello che è successo.
Non è possibile che non si possa litigare con un allenatore o un presidente perché si hanno questo tipo di conseguenze. È un rapporto che va risolto in quel contesto.